tutti e benvenuti in un nuovo video in cui provo novità e soprattutto provo novità low cost, perché abbiamo un grande ritorno di Revolution, che personalmente era un po' sparita dai miei radar perché aveva anche un po' stufato, sono 1000 uscite al secondo, quindi era anche un po' difficile stargli dietro. Però mi è arrivato un pacco di Shaka, che sono i corner beauty di UVS, con un bel po' di novità che appunto sembrano anche interessanti, e quindi ho detto ma perché non farci un video? Ovviamente me l'avete anche chiesto su Instagram. In più sono arrivate anche delle novità Catrice, quindi praticamente abbiamo non proprio una full face, ma comunque un po' di cose da provare. Direi di iniziare subito, e penso ci siano poche cose al mondo che mi entusiasmano come provare novità low cost, vi giuro. È una delle cose che mi piace di più fare, per cui sono gasatissima. Allora, per esempio, un primer non ce l'ho, quindi comincio con questo qua di Essence, il Prime Plus Studio, che è idratante, perché non ho idea di come sia il fondotinta che devo andare a provare, ma nel dubbio l'idratazione ci serve sempre, visto che non so se ve l'ho mai detto, ma ho la pelle secca. E il fondotinta in questione si chiama IRL, che sta per In Real Life Filter, quindi filtro nella vita reale. E dice che è un soft matte breathable, quindi vuol dire che è leggero, insomma, che lascia respirare la pelle, anche se la pelle non respira di base. La parola che cerchi è traspirante. Vediamo un pochino. Io credo di avere la tonalità F6, cioè se non ricordo male era la tonalità che avevo solitamente, e ne metto un pochino, non troppo, vediamo quanto copre. Faccio metà viso con un pennello e metà con la spugnetta, così vediamo anche due applicazioni diverse. Io mi sono sempre trovata molto bene con molti prodotti Revolution, quindi ho grandi aspettative. Ho preso pochissimo prodotto, mi sembra già molto molto coprente, quindi bene. Però effettivamente ha una texture abbastanza liquida per essere un fondotinta così coprente. Qua ho anche un brufolino che andiamo a coprire. Guardate quanto ne ho ancora sulla mano, e mi ha coperto già direi discretamente bene. Alla fine forse come match è pure abbastanza perfetto. Forse sono io abituata a mettere dei fondotinta che in realtà sono sempre un pelo più scuri del mio incarnato, quindi mi sembra chiaro. Ma invece direi che va bene, e devo dire che non mi dispiace assolutamente, perché ne ho usato pochissimo, quindi ho pochissimo strato di prodotto, però ha uniformato abbastanza bene. Diciamo che qua forse se andiamo con una punta in più proviamo a coprire meglio questo brufoletto. Ma wow! Passiamo alla spugnetta, anche se mi sa che lo vado prima a mettere un po' sul viso e poi a sfumare con la spugnetta, perché mi dà sempre l'impressione che invece prendendolo dalla mano se ne mangi un po' troppo la spugnetta, quindi proviamo in questo modo. Con la spugnetta mi sembra comunque discretamente coprente, forse cioè più o meno ho usato anche la stessa quantità, mi sembra che copra, quindi non so, forse preferisco la spugnetta. Un pelo più luminoso rimane. Ho abbassato un po' le luci così vedete meglio, e direi che ha un bel finish, effettivamente soft matte, è leggerissimo e con poco prodotto ho uniformato decisamente molto bene, quindi sono soddisfatta, per adesso mi piace. Vado a mettere un po' di correttore, rimango sul low cost, metto questo qua di Rimmel, che è della linea Kind and Free. Allora, non voglio inficiare troppo, quindi mi sa che lo vado a mettere solo ed esclusivamente qua, tanto non è da schiarire. Io di solito i correttori li uso anche un po' per andare a schiarire magari questa zona, se vedo che appunto il fondotinta è un po' troppo scuro, ma visto che non è questo il caso. Ma tra l'altro vogliamo notare il mio ritorno all'uso della spugnetta, perché ho deciso che non posso essere così pigra da non avere neanche voglia di lavarla e bagnarla ogni volta, anche perché oggettivamente poi mi piace, soprattutto poi d'inverno la spugnetta effettivamente mi aiuta anche un po' con l'idratazione, quindi è decisamente da preferire nel mio caso. Però ero troppo pigra, ma sto cercando di non impigrirmi troppo. Continuiamo con Catrice,
che ha creato questo blush, un cream to powder, una limited edition, si chiama Beautiful You. E questa è la tonalità Worth It, praticamente un rosso, adesso perché non riesco ad aprire, perché le fanno così difficili da aprire che poi mi spacco le unghie. 6 ore per aprire un blush. Ce la facciamo? Oh. Allora, il colore è questo. Che suspense. Il colore è questo. Ma c'è pure lo specchietto. Wow. Bello. Comunque, il colore è questo qua, sul rosso, direi. Anche piuttosto caldo, quindi non il massimo per me che sono più fredda. Ma non importa, ce lo facciamo andare bene. In questo caso uso un pennello perché non voglio sporcare la spugnetta, che sennò rimane irrimediabilmente macchiata. E no, ci ho già ficcato l'unghia. Quale unghia ci ho ficcato dentro? Quale? Quale? Come ho fatto? Ah, la maglia! No! Ma che stress. Vabbè, la laveremo dopo. Passiamo, dicevo, a questo blush, che appunto è un cream to powder, quindi un effetto opaco dovrebbe rimanere alla fine. Wow, ma che sfumabilità! No, ma vi giuro, cioè si sfuma in un secondo, in un nanosecondo, che bello! Tra l'altro, sì, è caldo, però ci sta, tanto anche la palette occhi sarà calda, quindi almeno siamo tutti matchati. Metto un po' così, effetto sun kissed. Ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Torniamo a Revolution, che sta ampliando la linea di... questo qua era un correttore illuminante con la vitamina C, e hanno fatto degli illuminanti Bright Light con all'interno il quarzo. Questo si chiama Divine Dark Pink. Sono abbastanza scure le tonalità che mi hanno mandato. Una è più rosata e una è più dorata, quindi noi andiamo con quella rosata, ma appunto non so se va bene con... cioè, insomma, spero non sia troppo scuro. È un packaging che in realtà mi piace perché è airless, quindi di quelli che girando spinge sul prodotto e il prodotto non viene contaminato, eccetera. L'unica cosa, vabbè, su un illuminante la spugnetta non mi dà fastidio, sul correttore questo qua effettivamente un po' di fastidio me lo dà, ma in generale, però effettivamente è un sacco che non lo uso, quindi andiamo a metterlo. Cioè, praticamente è un correttore illuminante molto molto lucido, idratante, mi piace parecchio, però non copre per niente, quindi alla fine non lo uso spesso perché ha una coprenza veramente mini, cioè zero, è più illuminante che altro. Comunque, qua giriamo. Ok, allora io non è ancora sufficiente. Ok, io ne metto un po', mi sa che lo metto tipo come blush, cioè un topper del blush, perché come illuminante mi sembra troppo scuro così, e poi direi che lo sfumo con la spugnetta. Sì, no, è decisamente troppo scuro come illuminante. Allora, non mi convince la sfumabilità, perché più o meno c'è, è ancora lì dove l'ho messo, non è che si sia sfumato benissimo, un po' a macchioline. Forse lo metto, se lo metto sul dito. No, non mi piace. Non fa per me, direi. Adesso opacizzo un po' perché ce n'è abbastanza bisogno, metto un bronzer un po' a caso e passiamo alle sopracciglia. Ho fatto un bagno nello spray fissante per cercare di uniformare un po' il tutto, perché questo illuminante mi ha proprio un po' rovinato la base, sono molto molto dispiaciuta. Ma passiamo a un prodotto interessante, se funziona potrebbe essere molto interessante. In realtà ne ho già visti di simili, e si tratta praticamente di una matita fatta di sapone, sempre di Revolution, e serve per fare, diciamo, le soft brows in maniera, in teoria, più semplice, perché abbiamo da questo lato letteralmente una matita di sapone e dall'altro il pettinino. Proviamo a settare le nostre sopracciglia con questo coso. Andiamo un po' a ricoprire di cera trasparente, poi vediamo se si pettinano e rimangono soprattutto.
so quanto ce ne vada, quindi andrò a sentimento. Oltretutto non ho la laminazione alle sopracciglia in questo momento, quindi le mie sopracciglia tendono ad andare verso il basso, tendono a spostarsi molto durante la giornata, quindi... Allora, mi sembra un prodotto un po' grasso per essere... Non so come dire, cioè dovrebbe... Non si asciuga. Cioè proviamo a spiaccicarle con le dita un pochetto. Ho riempito le sopracciglia con questa matita di Astra, la Geisha Brows. Allora, rimangono un po' morbide con questo prodotto di Revolution, però effettivamente si pettinano, cioè una volta pettinate restano dove sono, quindi andiamo avanti, vediamo. Continuiamo con Catrice, perché questa è la palette uscita appunto per questa collezione limited edition Beautiful You, e questa si chiama Beautiful Possibilities ed è molto carina. L'unica cosa che è totalmente fuori dai miei colori tradizionali, o comunque non tutti, ci sono dei colori anche un pelino più freddi, rosati, ci stanno, però ovviamente in main character i protagonisti mi sembrano i colori caldi. Voi che ne dite? Mi sembra davvero comunque molto molto bella vista così. Trovo che sia comunque molto primaverile, quindi proviamo a usare non solamente le tonalità più fredde e nella mia comfort zone, ci buttiamo magari dentro anche un po' di arancione. No, non lo so se voglio fare l'arancione, mi sta troppo male. Vabbè, vediamo. Cominciamo comunque con un colore di transizione che è questo marrone qua, e vediamo un po' com'è. Ho messo su il primer Zen Routine di Astra. Beh, siamo comunque sul marrone caldo, direi. Sembrava più freddo in cialda. Ah, poi sull'occhio, vabbè, non è caldissimo, però pensavo fosse un pelo più freddo. È anche bello intenso, ma si sfuma bene. Allora, sinceramente mi incuriosisce il rosso, quindi io ci provo. Ci provo a integrarlo, però vi giuro, mi fa proprio paura. Anche perché è bello carico. Andiamo a piazzarlo qui, che il rischio di fare una cosa da circo è proprio dietro l'angolo. Però aspettate, se noi usiamo il rosso, ok, il rosso, ma poi ci andiamo col rosa, secondo me ci sta. La pigmentazione è incredibile comunque, e anche la sfumabilità, cioè i colori si costruiscono bene, si sfumano perfettamente, cioè una qualità degli opachi notevole. Perché vi giuro, sto facendo zero fatica a sfumarli. E dai, abbiamo usato il rosso, quindi direi che stiamo già usando abbastanza. Posso provare ad andare poi adesso invece su più i rosati. Allora, io inizio con le dita perché, come sapete, è il mio metodo preferito per gli shimmer. Faccio un mix di questo e questo. E li metto più esternamente, ma guardate che belli, ci sta, mi sta attenuando un pochino il rosso, quindi sono contenta. Fanno una buona presa, quindi zero fallout. E adesso direi che prendo anche questo rosato duochrome, perché ha un riflesso tipo sul dorato, però non è troppo troppo caldo, quindi vabbè, andiamolo a mettere internamente. Vado a prendere il colore più chiaro e lo uso per schiarire tutto l'angolo interno. Ma guardate qua come brillano questi ombretti, benissimo, bellissimi. Diciamo che forse voglio intensificare la parte esterna, questo rosso esterno, quindi uso il marrone più scuro. Così lo scuriamo un pochetto. Secondo me sta palette ci stava da dio un fucsia opaco. Cioè, vi giuro, ci stava troppo bene. Tipo al posto del panna. Sapete che io ho questa campagna contro il panna opaco? Cioè, proprio non lo capisco. Però, vabbè, in realtà lo metto in tutte le palette, quindi mi sembra di capire che sia necessario. Andiamo a usarlo qua. Sotto l'arcata sopraccigliare per fare un po' di highlighting opaco. Ora, pennello sporco, come sempre non aggiungo altro prodotto e vado a intensificare un pochino sotto, ma senza esagerare. Come mascara metto il First Reaction Volume di Astra, che mi sta piacendo tantissimo, fa un bellissimo effetto.
tutto è nerissimo, dà molto volume. L'unica cosa, fa qualche grumo, quindi bisogna pettinare bene bene le ciglia. Siamo alle labbra e nonostante ci sia un prodotto Catrice, non ho nessuna intenzione di provarlo perché, cioè, mai nella vita potrà starmi bene un rosso aranciato, mai, quindi non proviamoci neanche. Andiamo piuttosto sui, come si chiamano, Pout Balm Plumping Lip Gloss con vitamina E di Revolution. Me ne hanno mandati un po' di colori, io avevo già aperto questo perché, non so, mi intrigava, è molto chiaro, proviamolo così, giusto per dire che l'abbiamo provato, e probabilmente ci servirà una matita per fare il contorno, però intanto mettiamolo. Praticamente sono sono alla menta, ma secondo me questi qua li ho già provati, cioè non sono nuovi, forse hanno fatto nuovi colori. Comunque sono alla menta, io adoro la menta, non so se lo sapete, e sono rimpolpanti, quindi dovrebbero... Oh mamma. Allora, è veramente chiaro, non si può dire che non lo sia. Dà subito un effetto rinfrescante per la menta, solo che si sente anche subito in bocca. Allora, sento le labbra fresche, non che pizzicano, perché appunto essendoci la menta non è l'effetto del peperoncino, quindi è un po' diverso. E però dai, ci sta. L'unica cosa, il colore adesso un po' distribuito, va bene, ci sta. Vado a mettere una matita giusto per delineare un po'. No, questa matita ci sta malissimo. Mi serve Ballerina di Neve Cosmetics. Dov'è? Ecco qua, perché è molto più rosa. Insomma, un po' anni 2000 queste labbra, un po' correttore rosato, però dai, non sono male. Mettiamone ancora un goccio. L'effetto fresco, cioè, è davvero piacevole, sembra di avere del dentifricio sulle labbra. E voilà, ovviamente ve lo faccio vedere alla luce naturale, passiamo un po' alle conclusioni. Sicuramente una cosa che mi è piaciuta è il fondotinta, questo In Real Life Filter di Revolution. È effettivamente molto bello perché ha un finish naturalissimo, un soft matte cipriato, quindi si fonde molto bene con la pelle e non fa strato. Mi è piaciuto parecchio, e mi è piaciuto parecchio anche il blush di Catrice, ha davvero una texture stupenda. Il colore è un po' caldo, però devo dire che adesso guardo poi se hanno fatto altri colori, però davvero questo mi è piaciuto un sacco. Non mi è piaciuto l'illuminante che ho perso, ah eccolo qua, questo illuminante, cioè, si sfuma male e poi all'interno ha un po' di glitterini, microperle, non mi ha fatto impazzire. La palette occhi invece, qualità davvero alta, questa qua di Catrice, anche gli shimmer tra l'altro, cioè, sono di una luminosità incredibile, facili da applicare, gli opachi facili da sfumare, quindi davvero è un'ottima qualità. Il problema è solo che è molto calda, quindi non rientra proprio nelle cose che mi piacciono, i colori che mi piacciono e che uso spesso, ma il look mi piace, il look uscito fuori mi piace. Il prodotto sopracciglia, insomma, questa matita saponata, bah, non lo so, cioè già adesso mi sembrano un po' scese le mie sopracciglia, quindi dubito che durino proprio tutta la giornata. Diciamo che io preferisco quei prodotti che poi si asciugano proprio e non si muovono più, non che ti cementificano le sopracciglia, però per esempio la Brow Glue di NYX, oppure il quello di Nabla, che in questo momento non mi ricordo come si chiami, insomma, preferisco prodotti un po' più fissanti. Nel complesso comunque, e il prodotto labbra, allora, non lo so, perché non mi sembra mega rimpolpante, cioè, adesso ho fatto overlining, anche fatto male, quindi non guardatelo, però vabbè, era giusto per provare, e quindi non mi sembra che distendano più di tanto le labbra o che le rimpolpino più di tanto. Ha un effetto fresco che continuo a sentire, tra l'altro, molto piacevole, e il colore è appunto un po' anni 2000, ma devo dire che alla fine non mi dispiace. Quindi nel complesso, opinioni positive, opinioni negative, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete provato alcune di queste novità, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ah no, non vi ho detto che cosa commentare. Ogni volta sembra che io faccia per la prima volta video, vi giuro, è assurdo. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con queste emoji e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out! Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Detta come capita. Ah, la maglia! No!